Benigni conquista l'arena di Reggio Emilia, piena fino all'inverosimile. Più di 8.000 i presenti, tra loro c'è anche Bersani, in piedi, perché quelli del PD, ci scherza su il comico toscano, devono ancora prendere confidenza con le poltrone. Se vi porto i saluti di Beppe Grillo, mi è arrivato qua il fax, proprio quando ero in ulotta, ha detto leggilo Benigni, siamo amici da tanto tempo, siamo colleghi e quindi non l'ho ancora letto, ha detto caro Bersani e cari elettori del PD, buonasera. Vi volevo salutare e dirvi di andarvene tutta a pezzi di me, piduisti, ma falli, ma vaffanculo, bruttisti, ma va bene, no, è una cosa personale, ma la leggo dopo, questo, pensavo fosse un'altra cosa. Ma Bersani, mica ci sarai cascato con Grillo, è la sua maniera di essere affettuoso, sono comici, ti tende la mano, lui vuol fare un'alleanza. Quando gli ha dato del cadavere a Bersani, Bersani si è arrabbiatissimo. Non sapete, quando è venuto qua alla festa del PD per rispondere, ha nervosissimo, ha rischiato di sbandare col carro funebre, una cosa tremenda. Ho detto, Pierluigi, ma dov'è Pierluigi? Non lo vedo. Ma veramente, dare del morto a Bersani, ma devi reagire, oh, se ci sei, batti un colpo, dov'è Bersani? Bersani, oh, alzati e cammina, reagisci! A Bersani lui gli vuole proprio bene, come a Berlinguer, che nell'83 su questo stesso palco prese in braccio. Hai visto? Guarda che bell'uomo. È vero o no? Ho fatto una foto con un volontario, detto, la bella è la bestia. La bella è la bestia. Ma un Bersani ti voglio bene, chi è che prende in braccio chi qua? Vedi, ora sarebbe il momento, sarebbe il momento, quasi quasi. Non darsi un po', cercherò di dimagrire. Cercherai di dimagrire ancora. Al massimo si può fare il contrario per il momento. Ah sì. Insomma, un bene che spinge Benigni a dirgli noi comunque ti votiamo, anche se ti allei con Casini o con Renzi. Guai però a lasciarlo solo a Firenze col sindaco in questione. Mi sei venuto a Firenze mai, ti aspettavo. Non sono riuscito a vincere. Sono state riuscito. Delle belle serate, mi hai lasciato solo con Renzi. È stata una cosa tremenda, aspettavo la serata, hai capito, per recitare tutto. C'è Renzi qua. Lo spettacolo continua tra gli applausi e viene il momento dell'undicesimo canto dell'Inferno della Divina Commedia, perché per Benigni Dante ci insegna la vita che è unica e irripetibile. Il sommo poeta non avrebbe mai detto che sono tutti uguali. Benigni spazza via le tesi dei grillini. Siamo tutti uguali, dice, solo per il fatto che siamo tutti diversi. Poesia, spettacolo, applausi e risate, tutto Benigni che Bersani aspetta lì sotto al palco, commossi entrambi per l'abbraccio finale.